Lo avevamo annunciato nei giorni scorsi, inaugurato prima di Spezia Perugia, un ascensore che ridà dignità a tutti quei tifosi aquilotti che in sedia a rotelle erano costretti a vedere la partita da una parte del settore e la cui visibilità non era sicuramente totale. Vedevano solo metà campo, alcuni di loro addirittura avevano rinunciato a raggiungere lo stadio per assistere la partita. Una vittoria sicuramente di civiltà che ridà dignità a tutti questi tifosi. Sicuramente un'importante vittoria di civiltà, ecco, nel suo caso veniva comunque allo stadio in condizioni sicuramente non ideali. Da oggi anche alcuni suoi amici tifosi potranno tornare al Picco grazie a questo ascensore. Lo aspettavate da tanto e avete lottato tanto per averlo? Sì, da 5 anni, in poche parole, ecco, e siamo riusciti dopo tanto tempo a avere questa cosa qua. Comunque è andato tutto bene, ora riusciamo a avere questa situazione qua. Ecco, raccontiamo un po' cos'era successo dopo che vi hanno fatto sloggiare per motivi di sicurezza dalla tribuna. Vi hanno dato una postazione nei distinti che però vi consentiva di vedere veramente metà del campo. Quindi lei aveva smesso di venire allo stadio? Ho smesso, sì, perché mi riproponevo di venire quando ci avessero dato un posto attrezzato come gli altri e non fossimo stati ghettizzati ma agevolati, nel senso di una postazione dove si potesse vedere la partita come tutti gli altri. E abbiamo combattuto, siamo stati a riunioni, petizioni e finalmente poi con la vecchia giunta e la nuova giunta hanno fatto questo ascensore, sono stati di parole, l'inaugurazione hanno detto che c'era oggi, è stata oggi e finalmente ritorno allo stadio dopo che ero stato costretto a vedere la partita alla televisione abbonandomi a Sky perché dal campo si vedeva metà campo e non si poteva venire. Oggi siamo qui proprio per questo, per restituire dignità a chi era stata tolta e soprattutto a fare magari felici per quei momenti che dura la partita tifosi che hanno nel cuore veramente la nostra squadra. Ecco sindaco, in tanti da casa si domandano per chi è questo ascensore, sicuramente la priorità l'hanno i tifosi in sedia a rotelle, però insomma è a disposizione di tutti coloro che hanno delle disabilità o comunque dei problemi a raggiungere il settore. Beh, un investimento indubbiamente che è prioritario per i portatori di handicap, però insomma chi ha dei problemi, delle disabilità sicuramente potrà usufruirne. Un'opera bella, io ringrazio le aziende che l'hanno costruito in tempi così rapidi, è veramente un'opera carina.